Buongiorno amiche e amici di Vivi Casa Giove, siamo nella sede dell'ALAC di Casa Giove con il vicepresidente dell'associazione nazionale, l'avvocato Ruocco. Allora avvocato, ci parli un po' dell'ALAC. Beh, noi sono tantissimi anni che ci impegniamo sul territorio nazionale per creare delle nuove generazioni di amministratori immobiliari, per far sì che l'attività di amministratore di condominio diventi una vera e propria professione a tutti gli effetti, con dei livelli di qualificazione professionale sempre più alti. Da ultimo la legge ci ha dato una significativa mano, un aiuto importante, perché con la riforma del condominio che è entrata in vigore nello giugno scorso abbiamo ottenuto con tanta fatica dal legislatore il riconoscimento di requisiti professionali per svolgere questa attività. È stato introdotto l'obbligo del titolo di studio, del corso di aggiornamento periodico, del corso di primo livello per far sì che gli amministratori possano essere sempre più dei professionisti del settore. Grazie anche alla legge 4 del 2013 che è entrata in vigore subito dopo la legge di riforma sul condominio, il legislatore ha riconosciuto che l'attività di amministratore immobiliare è un'attività professionale a tutti gli effetti. E quindi noi cerchiamo di essere sempre più vicini ai nostri associati, ai nostri iscritti, per far sì non solo di consentire a loro di avere una discreta, una buona preparazione per gestire il loro patrimonio immobiliare, ma anche per avere in noi dei punti di riferimento, dei tutor ai quali rivolgersi nei momenti di difficoltà per essere sostenuti e aiutati per superare le difficoltà gestionali nella gestione dei condomini. Avvocato, una seconda domanda. Ci parli un po' delle novità giuridiche per quanto riguarda la tematica dei condomini? Beh, insomma, le tematiche che sono state affrontate dal legislatore sono tantissime. La gestione immobiliare è una cosa alquanto complicata, che va dall'approvazione delle tabelle millesimali, al distacco del riscaldamento centralizzato, alla difficoltà enorme per il recupero del credito. Le novità più significative della riforma hanno proprio riguardato questi aspetti. Per quanto riguarda le maggioranze in assemblea, il legislatore ha ritenuto di darci una mano per rendere più snella, più veloce, più semplice la possibilità di deliberare determinati argomenti all'interno in seno alle assemblee di condominio. Si è preoccupato per esempio di far confluire nel codice civile tutta quella legislazione speciale che riguardava per esempio l'abbattimento di barriere architettoniche, il risparmio energetico, andando a stabilire dei quorum deliberativi più ridotti, più risicati, per consentire la delibera con maggiore facilità e per incentivare quindi il pubblico dei condomini a risolvere delle problematiche a volte molto gravi, perché i disabili, gli handicappati, le persone anziane hanno insomma veramente difficoltà per raggiungere i loro appartamenti, soprattutto quando abitano ai piani alti. Avvocato, un'ultima domanda. La data di nascita dell'ALAC e le sedi in Italia? L'ALAC è presente sul territorio nazionale da più di 25 anni. L'ALAC nasce a Genova come una filiazione dell'APPC, dell'Associazione Piccoli Proprietari Case. Noi siamo presenti in tutte le regioni, siamo presenti su tutto il territorio nazionale con le nostre sedi provinciali, proprio per cercare di essere quanto più capillari è possibile, proprio per cercare di essere quanto più vicini ai cittadini. La vita in condominio è sempre più complicata e quindi anche i condomini, non solo gli amministratori, hanno bisogno di avere dei punti di riferimento, dei professionisti ai quali rivolgersi con fiducia e con tranquillità per vedere poi risolte le loro piccole problematiche quotidiane. Avvocato, un saluto ai nostri lettori e alle nostre lettrici di Vivi Casa Giove. Io auguro a tutti voi buon lavoro e lascio i miei migliori auguri non solo agli amministratori e ai condomini, ma anche ai lettori e ai spettatori di questa trasmissione. Grazie, avvocato. Amici ed amiche di Vivi Casa Giove, buongiorno. Quest'oggi siamo qui presso la sede dell'ALAC, Associazione Liberi Amministratori Condominiali, in presenza di Valerio Orlando, al quale voglio porgere appunto un saluto. Prego. Buongiorno a tutti quanti. Ecco, iniziamo proprio con una prima domanda. Quali sono i requisiti per svolgere la professione di amministratore? I requisiti oggi sono cambiati a seguito dell'entrata in vigore della legge 220 del 2012, ormai dal 18 giugno del 2013. Sono cambiati perché il legislatore finalmente ha deciso che l'attività di amministratore condominiale non deve essere svolta così in maniera saltuaria e improvvisata, ma è necessario fare un corso di formazione iniziale, che per esempio la nostra sede svolge, così come anche altre associazioni di categoria
categoria, ad esempio anche la NACI, la NAMNI. Noi siamo qui presenti su questo territorio da vario tempo, l'ALAC ormai è dal 2002 che è qui presieduta dall'avvocato Davide Natale, e periodicamente di fatti organizziamo questi corsi di formazione, cosa che sta avvenendo anche di fatti in questi giorni. I requisiti per chi volesse diventare amministratore di condominio: è necessario avere un diploma di scuola superiore secondaria e ovviamente avere quei requisiti civili che di solito vengono richiesti durante le attività, per esempio i concorsi pubblici. Deve essere iscritto, non deve avere eventuali protesti nei registri di pubblici protesti, deve avere la scuola, il diploma, abbiamo detto, di scuola secondaria, e poi sostanzialmente quindi può, dopo aver svolto il corso di formazione iniziale, che è stato modificato anche a seguito di un decreto ministeriale, il 140 dell'agosto scorso, decreto ministeriale fatto dal Ministero della Giustizia, dove ha aumentato quelle che sono le ore del corso, quindi ha allungato, e deve essere anche svolto un esame finale specifico proprio per l'amministratore di condominio. Diversamente non potrà esercitare l'attività di amministratore di condominio, a meno che non svolga questa attività all'interno del condominio dove ha una proprietà. In quel caso è esentato da questo corso, anche se pare strano, però all'interno del proprio condominio si può fare l'attività di amministratore anche in assenza di questi requisiti che vi ho detto prima praticamente. Perfetto, è stato chiarissimo, e quindi vorrei proseguire con un'altra domanda. Ecco, cosa è mutato nella gestione di un condominio a seguito della riforma legge 220 del 2012? La gestione è cambiata soprattutto in termini pratici per l'amministratore in sede dei bilanci, perché il bilancio per esempio consuntivo di un condominio, se prima aveva una forma libera molto interpretativa a seconda di quelle che era poi la struttura e l'attività che faceva l'amministratore, quindi molto soggettiva, oggi ci sono dei cardini ben precisi, quali per esempio la nota sintetica, quali per esempio presentare un libro cassa, quali per esempio quindi presentare un bilancio consuntivo che sia leggibile per tutti quanti i condomini, e soprattutto deve essere presentato entro e non oltre 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario. Quindi ci sono delle tempistiche e ci sono delle documentazioni necessarie che devono essere portate in sede di assemblea. Questa per esempio è una delle novità che incide sulla gestione diretta dell'amministratore, ma ne possiamo dire un'altra. Per esempio, l'amministratore potrebbe essere obbligato, ovviamente se l'assemblea lo decida, andare ad accendere un sito web dove devono essere pubblicate di volta in volta tutta quella che è la documentazione contabile del condominio. Di conseguenza che il condomino potrebbe avere quasi in diretta online tutta quella che è l'attività che fa l'amministratore, almeno da un punto di vista contabile. Questa è una delle altre novità che incide direttamente sulla gestione. Oppure, per dirvene un'altra, per esempio la necessità, sempre su richiesta dell'assemblea, di avere una polizza professionale per l'amministratore di condominio qualora ne facesse richiesta l'assemblea, ovvero sia un'assicurazione che va ad coprire i condomini da eventuali danni di inadempimenti che può generare l'attività dell'amministratore di condominio, ad esempio ritardi dei pagamenti degli F24 per il versamento delle ritenute d'acconto. Questo potrebbe essere un'inadempienza causata dalla mala gestio dell'amministratore. Questi sono uno dei tanti, certamente dovremmo fare un corso intero per spiegarle tutte quante, però ci fermiamo qui da questo punto di vista come novità direttamente sulla gestione dell'amministratore. Avvocato, vorrei terminare con una domanda un po' particolare. È possibile fidarsi al 100% del proprio amministratore? Se vogliamo essere precisi, il rapporto tra condomino e amministratore si basa su un contratto che è il contratto del mandato. Il mandato di per sé, questo tipologia di contratto, prevede la fiducia, proprio tra le basi di questo contratto tipico previsto nel nostro codice civile. Detto questo, è chiaro che come per qualsiasi professionista, tutti gli amministratori, come i medici, come gli avvocati, come gli ingegneri, possono sbagliare, questo è indubbio. È vero anche che una buona gestione dell'amministratore dipende anche dalla collaborazione degli stessi condomini, e come è giusto che il condomino richieda bilanci, chieda documentazione all'amministratore, è anche vero che il condomino deve essere anche propositivo e deve essere collaborativo. Diversamente, una buona gestione e di conseguenza una fiducia tra il condomino e l'amministratore non si viene ad creare. Per esempio, la creazione di un sito web, come abbiamo detto prima, è uno
una, diciamo, delle possibilità che può abbattere quella barriera che si crea tra chi è amministrato e l'amministratore. Poi è chiaro che non esiste l'amministratore perfetto, l'importante è chiaro che rimaniamo nei limiti della legalità e non andiamo, diciamo così, ad fare ad appropriazioni indebite di cassa, che poi alla fine quella è la preoccupazione principale del condomino. Poi il ritardo, il meno ritardo che ci può essere un intervento, quello dipende dalla bravura dell'amministratore, però la paura, diciamo, principale di ogni condomino è che ci sia quel suddetto furto di cassa. Però questo, diciamo, che ripeto, dipende anche molto dalla collaborazione che si ha, dal rapporto soggettivo tra condomino e amministratore. Perfetto, ringraziamo l'avvocato qui presente, arrivederci da Vivi Casa Giove.